state organizzando un evento, però vi servono quelle figure importanti, fondamentali, anche un modo per dare lavoro, quindi cercate, però da soli diventa, metti l'annuncio e da chi arrivo, quello mi manda l'amico, ma poi effettivamente questo amico com'è, lavora bene? Invece c'è un'agenzia che potete contattare e chiamare, che vi può aiutare a far questo anche per i loro eventi, quindi se state cercando lavoro ascoltateci, perché ne parleremo insieme a Giuseppe Teodorico. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao, grazie. Che bella voce, eh? Sembra quasi che hai fatto radio in passato. Allora Giuseppe, Logilux è un'agenzia di fornitura per personale, eventi e altre cose. Come mai? Io partirei già dal nome. Questo nome ha un senso? Sai se questo nome ha un senso? Allora, bisognerebbe chiederlo a uno dei soci fondatori che ha scelto il nome. Non ha un senso vero e proprio, soprattutto non è traducibile, non è la luce logica, è Logilux. Logilux. Suonava bene, quindi è stato scelto per questo motivo. Logilux, quindi se scoprite, mettete le probabilità sotto al video, secondo voi che cosa significa Logilux? Poi lo chiediamo a chi l'ha fondato e che capiremo, cercheremo di capire, magari ha un vero profondo significato, sì. Non lo sappiamo. Non ho mai voluto chiederlo per paura della risposta. Lo so, è nato una sera dopo, esatto, il secondo, terzo, quarto bicchiere di vino, è venuto Logilux. Probabile. Che poi è facilmente comprensibile, si ricorda facilmente, quindi magari è stato bravo anche ad inventare questo nome. Sì, insomma, non ha nessun significato. Ma entriamo nel vivo di questa intervista. Questa agenzia, innanzitutto, con quale obiettivo nasce? Allora, questa agenzia nasce in realtà proprio per fornire personale per eventi, perché ci eravamo resi conto, insomma, che all'epoca organizzare un evento per poi, come dicevi tu, affidarsi all'amico piuttosto che al cugino, alla cugina, che poi magari ti danno buco all'ultima, creavano un po' i problemi in fase di organizzazione. E quindi abbiamo pensato di standardizzare alcune procedure di selezione e fornire poi noi direttamente il personale a chi ne aveva bisogno per il proprio evento, la propria convention, eccetera, eccetera. Quindi nasce così. Quindi li selezionate quando si iscrivono al sito, che poi daremo anche per i nostri ascoltatori, c'è una sorta di selezione? Sì, innanzitutto nel momento in cui appunto una persona decide di iscriversi a Logilux può inserire quelle che sono le proprie competenze, le proprie skills, piuttosto che i dati fisici, estetici, le competenze linguistiche, eccetera. Può inserire delle foto e in base a questo i nostri clienti possono andare a effettuare già una prima selezione, cioè ho bisogno in una determinata provincia, in provincia di Forlì, di una hostess che sia alta almeno 1,70 che parli lo spagnolo. Questa persona magari si è già iscritta a Logilux, si è già inserito questi. E questa persona requisiti. Magari è Belen. Sì, in quel caso buon per il cliente, insomma. Ovviamente si scherza, perché magari ci sono tante brave ragazze di 1,70 m, belle, anche di bella presenza, che sanno parlare, ma anche madrelingua spagnola, che sono qui, sì, in Italia, che cercano lavoro e questa è l'occasione, e anche tante altre lingue, oppure magari anche brave ragazze italiane che conoscono bene le lingue, e potete iscrivervi al sito che poi daremo. Intanto Logilux, cioè Logilux, ricordate intanto il nome, esatto, andate a cercare, memorizzate, lasciamo un po' in sospeso così. Invece che tipo di organizzate anche eventi voi e poi tramite il sito ricercate qualche personale utile? Sì, può capitare, diciamo, il nostro core business, quindi il nostro focus è proprio la fornitura di personale, poi ovviamente ormai siamo nel ramo da tanti anni, quindi può capitare che ci deleghino anche altri aspetti dell'organizzazione degli eventi, quindi del contatto della location, il trovare il catering, magari, non so, fornire le divise, tutti quegli aspetti connessi a un evento cerchiamo di occuparcene noi, di sollevare il cliente, che sicuramente ha altre cose a cui pensare, ecco. Sì, perché poi, ecco, come abbiamo detto prima, persone poco affidabili all'ultimo ti disdicono, oppure pensi di aver, ecco, sei tranquillo perché è tutto organizzato, poi non posso venire all'ultimo, lì ti prende il panico, a chi chiamo? Invece ci sono eventi che avete organizzato o a cui avete fornito del personale, anche eventi importanti che vogliamo dire ai nostri ascoltatori? Assolutamente sì, in questo periodo ci stiamo occupando del G7, per esempio. Non tutti sanno che quest'anno il G7 si terrà in Italia, a Taormina nello specifico, ma connesso a questo evento maggiore di Taormina ci sono tanti eventi sparsi per lo stivale, al quale noi
noi stiamo fornendo appunto personale, stiamo dando supporto con il nostro personale, vanno dagli interpreti al personale di accoglienza, a ragazze che possano gestire il guardaroba, eccetera eccetera. È un evento di altissimo livello, perché come immaginerete, insomma, ci sono coinvolti ministri, personalità molto importanti, eccetera eccetera. E abbiamo fatto il primo evento il 30 di marzo a Firenze e poi adesso proseguiremo in altre città, Bologna, Bergamo, eccetera eccetera. E quindi questo è uno dei più importanti sicuramente. Quindi se state cercando lavoro, se siete laureate, se vi state laureando, se avete già esperienze anche come interpreti, oppure siete delle hostess. Sì, in realtà c'è possibilità per tutto. Per tutti, anche per chi studia, per chi non ha studiato, nel senso magari per chi ha poca disponibilità, solamente nei weekend. In realtà iscrivendosi al sito poi si ricevono direttamente le proposte di collaborazione in base all'iscrizione. Esatto, l'iscrizione che si può fare sul sito www.logilux.it, c'è anche la pagina Facebook, dalla pagina Facebook poi rimanda al sito per iscriversi. Assolutamente, e comunque vengono pubblicate anche sulla pagina Facebook alcune collaborazioni, non tutte perché sarebbe impensabile. Invece, per quanto riguarda anche un numero di telefono che possiamo lasciare, c'è 06 21 80 23 75, giusto? Assolutamente, questo? Sì. 06 21 80 23 75. Giuseppe, c'è qualcosa che vogliamo aggiungere? Vuoi aggiungere? Nulla, magari ecco che appunto l'iscrizione al sito è assolutamente gratuita, quindi nell'home page del sito trovano la sezione registrati e registrandosi si iniziano subito a ricevere le proposte di collaborazione direttamente sulla propria mail. Colgo l'occasione per salutare Martina Starace, perché è una delle interpreti, mi ha sempre detto perché non mi saluti in radio, quindi io colgo questa occasione, magari dico anche di iscriversi al sito, perché chissà, magari trovi lavoro, sei contenta e ti trovano anche l'evento giusto che stai cercando, visto che è appassionata di cinema, non si sa mai, magari capita. Assolutamente, certo, Martina ti aspettiamo. Va bene, grazie Giuseppe e Teodorico per grazie essere stato qui con noi. Grazie mille.